26 febbraio 2007, seconda parte della gita verso il monte Orsario, Medvedjak. L'ambiente naturale che si trova alle pendici del Monte Orsario si chiama Landa Carsica. Landa Carsica è un terreno spoglio perché era adibito al pascolo degli animali. Nei luoghi pietrosi è popolare trovare l'uomo di pietra, colui che indica la retta via. In questo punto il sentiero 43 incontra il sentiero 3, l'Alta Via Carsica, un sentiero lunghissimo che parte da Iamiano e arriva al Monte Stena sopra la Varosandra. Sotto la cima del Monte Orsario, esattamente sotto il cumulo preistorico, si trovavano delle caserme costruite dal Regio Esercito negli anni 30. A 10 metri dai resti delle caserme si trova il cippo confinario fra Italia e Slovenia. Giunti sul Monte Orsario si ha una vista eccezionale a 360 gradi del Carso. Qui avanti i monti di Vipacco, la selva di Tarnova di Piro, che poi sconfina con gli altopiani del Nanos. Qui avanti Sesana con il Monte Tabor. Su questo lato notiamo il Monte Cocusso, il Castellaro Maggiore e il Monte Taiano a 1100 metri. Mentre proseguendo in questa direzione notiamo i monti del Carso Triestino sopra la città e concludendo nella parte ad ovest notiamo la chiesa di Morupino, il monte Lanaro e via i monti che scendono verso Monfalcone e la pianura friulana. Sulla cima del Monte Orsario c'era un castelliere preistorico. Questo castelliere fu studiato a fine 800 dal Marchesetti, insigne studioso delle antichità triestine. Il castelliere del Monte Orsario fu completamente distrutto negli anni 30 dalle costruzioni belliche effettuate dall'esercito italiano. Questo simbolo è posto nel punto più alto di un monte. Ed ora alcune brevi informazioni riguardo alla camminata d'oggi noi fatta. Quanti metri è alto il Monte Orsario? 100, stando a 5 metri sul livello del mare. Che cos'era un castelliere? Erano delle fortificazioni preistoriche poste sulle cime dei colli dove abitavano i primi triestini. Perché della caserma non c'è più traccia? Fu demolita dagli angloamericani intorno al 1948. Che cosa rappresenta questo cippo? Indica che lì c'è l'Italia e questo sasso è già Slovenia. Dalla cima del Monte Orsario si ha una vista eccezionale a 365 gradi del Carso. 365 adesso, non 360.